questa prima pagina di questo libro che non mi ha fatto dormire per qualche giorno. Amitav Ghosh è uno scrittore indiano, quindi non arriva dal mondo occidentale. Già il titolo, la grande cecità, il cambiamento climatico è l'impensabile. La grande cecità ne parte già da questo ragionamento della difficoltà che abbiamo di vedere che cosa sta succedendo. L'effetto di salame che abbiamo davanti, cioè non stiamo o non vogliamo vedere quello che sta accadendo. E ad un certo punto del suo ragionamento arriva a concludere, ma insomma una delle affermazioni importanti: gli eventi climatici della nostra era sono dunque il distillato di tutta la storia umana, esprimono l'interezza del nostro essere nel tempo, cioè in un qualche modo quello che stiamo vivendo è il frutto della storia dell'azione dell'uomo in questo pianeta, soprattutto di questi ultimi 2 o 3 secoli da quando è iniziata l'era industriale e siamo in tanti ad incidere sul nostro pianeta, quindi ad interagire con